Buongiornissimo a tutti quanti, allora rieccomi ritornata con un nuovo video. Sono qui per fare una sorta di video haul sui regali di Natale. In realtà volevo condividere con voi proprio alcune cosine, ecco, ma nulla di trascendentale, cioè non aspettate i 250.000 regali perché questo non è stato il mio caso assolutamente. Però ci tenevo, purtroppo non riesco a farvelo vedere, ma farò vedere un po' di foto, a farvi vedere il regalo che mi hanno fatto i miei. In realtà l'ho scelto io, cioè la soluzione era che cosa vuoi per Natale oppure ti facciamo la busta e prenditi tu quello che vuoi. Alla fine della fiera ho deciso di farmi prendere, insomma, per Natale dai miei genitori i coprimanopole dello scooter della Tucano. Li abbiamo presi su Amazon e insomma c'è stata un po' di difficoltà nel montarli, però alla fine della fiera ce l'abbiamo fatta e devo dire che sono un paio di giorni che li sto provando. Non mi trovo male, se non che ogni tanto ho un po' di problema con il pollice per quando inserisco la freccia a destra e sinistra. Perché secondo me la parte della manopola sinistra è più bloccata rispetto alla destra. La destra dove c'è l'acceleratore, quindi per forza lo dovevo tenere smollato perché sennò veramente si bloccava il manubrio e non funzionava, insomma. Però in realtà era da tantissimi anni che lo volevo, addirittura da quando avevo anche l'altro, cioè l'altro motorino, quindi il mio cinquantino. Io ad oggi ho un Honda Vision 110. E niente, insomma, ho apprezzato tantissimo. Cioè, a parte questo problema un po' che secondo me mi devo ancora abituare, devo dire che io inserisco le mani senza mettere i guanti e che comunque sia, cioè, me le tiene comunque calde. È ovvio, cioè, l'ideale sarebbe mettere anche i guanti sotto, però non evito di metterli, anche perché è un po' più pratico, non lo so. Poi ci ho pensato, mi sono venute mille pare che uno ci pensa e dice: caspita, però mettete in caso di incidente, non ho neanche le mani libere per poterle sfilare magari. Ci ho pensato a questa cosa, però in realtà alla fine, cioè, penso che le userò per il periodo invernale e poi comunque sia cioè d'estate comunque le toglierò perché sennò veramente mi cuociono poi le mani, penso, d'estate anche con questo caldo. Per ora diciamo che mi trovo comunque abbastanza bene, mi devo abituare, ecco, e mi piacciono tantissimo, ovviamente. Altro autoregalo di Natale che mi sono fatta è questa felpa qua, come potete vedere, di Sporting Rich. Conosco Sporting Rich perché sono iscritta alla newsletter di Fashion Doors di Elisabetta Pistoni e per il mese di novembre lei ci consigliava proprio come brand questo qui di Sporting Rich. E ho cercato ovunque felpe un po' più economiche perché comunque è un brand abbastanza costoso dove una felpa viene anche 200 euro, ma alla fine della fiera l'ho trovata su Vinted questa, quindi c'era una ragazza che stava rivedendo alcune cose di marca, cioè in realtà parecchie cose di marca, e alla fine della fiera ho deciso di prenderla, questa qua. L'ho pagata tipo sui 53, una roba del genere, perché ci siamo smezzate un po' le spese di spedizione e mi è venuta incontro. In realtà lei già ci aveva perso, perché comunque questa a prezzo pieno veniva sui 150-160, una roba del genere. E comunque l'ho pagata, cioè, veramente molto ma molto meno rispetto al prezzo originario. E comunque l'ho trovata ancora col cartellino, quindi lei probabilmente aveva anche il cartellino che aveva conservato, ha detto che l'aveva messa davvero una volta e poi basta perché ne aveva altre e quindi era praticamente nuova e quindi alla fine della fiera ho detto: sai cosa, me la prendo. E niente, quindi questa qua è questo rosa e con semplicemente questa scritta qui qua davanti e basta, dietro non c'è niente, è libera e mi piace tantissimo veramente. Mica Bea mi ha preso questa tazza qua, mi ha regalato questa tazza troppo carina, fuori ricoperta di sughero, vedete? Spero che si veda qualcosa. E dentro c'erano dei tè, delle tisane, degli infusi. E vabbè, io però li ho messi di là, che alla fine tra me e mia mamma comunque ci prendiamo le cose calde ed è troppo carina. Mi piace tantissimo questa tazza. E tra l'altro così col sughero cioè non ce l'avevo ancora. Sono amante delle tazze, ma questa proprio mi piace tantissimo. Altra cosa, allora vi faccio vedere prima la scatolina. Dentro questa scatolina qua di Yves Rocher, aspettate che se no non mette a fuoco, eccola qua. I miei cuginetti, questo è Milky Almonds. I miei cuginetti mi hanno regalato questo set dove dentro c'erano codeste cose. Un burro cacao, ok, sempre era tutto di questa stessa collezione. E qua c'ho la crema mani. Poi c'era lo scrub e il gel doccia.
Sempre di brochet, buonissimo, super idratante tra l'altro, e quelli ce li ho di là in bagno, insomma, no, ho evitato di prenderli perché tanto comunque sia hanno lo stesso pack, proprio uguale spiaccicato, ed erano dentro questa, sembrava tipo una sorta di pallina, c'era un pallina, comunque era la confezione proprio natalizia, dove dentro c'erano appunto messe le cose. L'ho tenuta e non l'ho buttata, perché ho detto prima faccio il video e poi dopo magari lo butto. No, troppo carino. Poi vabbè, a me queste cose piacciono tantissimo. Le creme a mani sono sempre utili, il burro cacao pure. In questo momento ho sulla vasellina perché mi si è squartato di nuovo qua al labbro. Mi era appena guarito. Vabbè, lasciamo perdere. Mikanna mi ha regalato questa candelina qua, che è buonissima. Cioè, è talmente, tra l'altro è troppo carina. Cioè, è piccolina e ha un profumo buonissimo, l'unica cosa è che non la voglio usare perché prima voglio finire le altre, se no ne accendo tutte troppo insieme, insomma, e poi va a finire che le spreco, ecco, questa è troppo carina, cioè questa la potrei tenere così proprio come, cioè, per bellezza. Io questa purtroppo non l'avevo ancora aperta, infatti la voglio aprire, mi ha regalato anche questa spazzola bellissima con la mia iniziale. Col te, ok, ce l'ho fatta. Tada! Oddio, ma cos'è questa cosa? No, aspettate un attimo. Sto spacchettando adesso praticamente. Aspettate. No, vabbè. Se è quello, oh, no, bellissimo. Non avevo capito. Pensavo fosse lo stand. Invece è uno specchio. Wow. Oh, bellissimo sto specchio. Magnetico, ovviamente rigorosamente con la C. E questa spazzola. Carina. Bella! Vabbè, alla fine ho fatto l'unpack qua dentro. Cioè, qua dentro. Con voi per la prima volta. Troppo bello. Grazie Anna ancora. Sempre Anna mi ha regalato questa pochettina pelucciosa azzurra. Troppo carina, mi piace troppo. È super morbidosa. Bella. Cioè, poi quest'anno vanno un sacco le cose pelucciose, quindi tantissimo. Un'altra cosa che invece mi ha regalato una mia collega è stata questa qui, della Saponaria, e sono rimasta veramente stupita da questa. Questa è una matita lip balm, mai avuto una roba del genere, cioè una genialata questa cosa, bellissima, si può temperare ed è un lip balm a matita, cioè la mettete così, ma non è una matita ovviamente colorata, è un burro cacao, è troppo bellina. Tra l'altro l'ho provata la prima volta che l'ho aperta. E cioè, idrata tantissimo. È abbastanza pesantina una volta che si mette su, però appunto aiuta tantissimo ad idratare. E quindi bellina. Altra cosa da parte di mia mamma, che tra l'altro io ho spacchettato per sbaglio perché lei mi fa: c'ho questo pacchetto regalo, ma io non so di chi sia, non me lo ricordo. E poi alla fine della fiera era mio. Vabbè, comunque, lei sa benissimo che io adoro questi, come si dice, questi scrunchie, ecco, e quindi me ne ha presi un altro paio. Mi piacciono. Tra l'altro, c'è molto me. Questi qui un po' così li ho perduti. Altra cosa, mia zia mi ha regalato della Decathlon questo pile. Allora, io i pile in casa soprattutto li uso tantissimo. Noi abbiamo il riscaldamento autonomo qua, dai miei no, perché è centralizzato, quindi fa sempre caldo di base. Invece, dove abito io purtroppo è autonomo e dove abiterò io purtroppo sarà autonomo. Quindi comunque sia, anche per spendere meno, comunque non è che si può sempre tenere, se sei tu che paghi ovviamente, tenere i termosifoni accesi, anche se io ammetto che ogni tanto esagero, magari li tengo per troppo, eccetera, poi di notte magari fa caldo, cioè in realtà io non ho caldo, però chi ha caldo è chi ha a fianco a me, e quindi io di solito mi metto sempre il pile in casa, cioè veramente navigo di pile, quindi prima quando lavoravo in ospedale c'avevo due pile, uno che avevo preso alla Decathlon ma vecchissimo che utilizzavo per il tirocinio e un altro che ho ereditato dall'ultimo reparto dove ho lavorato e che me lo sono tenuta. E poi ne ho un altro bianco che forse mi aveva regalato la mia stessa, cioè la stessa identica zia che mi ha regalato questo. Fatto sta che c'è questo qui, azzurro, semplicissimo, con la cerniera e niente, mi piace. Due autoregali che mi sono fatta, cioè praticamente andando in giro da Primark, andando in giro per regali, mi sono soffermata su questi. Allora, questi qui sono gli sponge che mi servono sempre.
quindi questi. Invece questo qui è il brush per il liquid foundation. Volevo farvelo vedere dentro la confezione, in realtà l'ho utilizzato per potermi truccare oggi. E è così, cioè è molto fitto, c'ha le setole super fitte, l'ho già usato, e mi piace tanto, proprio perché essendo super fitto, non so come dire, stende proprio bene il fondotinta, mi piace tantissimo, quindi questo. Altra cosa, volevo farvi vedere un pacchettino che mi ha mandato la Dr. Jart di recente. Già a Natale mi avevano mandato la collezione natalizia di quello che poi sarebbe stato esposto negli store di Sephora. Vabbè, questa io ce l'ho in realtà e quindi l'ho data a mia mamma perché ogni volta me la ruba sempre, così le ho detto, senti, a sto giro c'hai la tua. E questa qui è una delle mie creme in assoluto preferite, me l'avete vista 200 volte, sia qua su Instagram ovunque, ed è della linea Ceramidin per linea invernale, ma in realtà adatta anche per ogni stagione, insomma, e principalmente per le pelli secche. È super idratante, veramente, quindi questa è davvero fenomenale. Mia mamma poi, soprattutto in questo periodo tra la chemio, l'intervento, eccetera, c'ha la pelle non secca di più. Poi ogni volta c'è, col fatto che c'ha questo reggiseno che contiene il seno, ok, post intervento, ogni volta cioè è un continuo grattarsi tutti i giorni, mamma mia. Quindi questa crema qua ha aiutato parecchio, parecchio, parecchio. Altra cosa che ci tenevo a farvi vedere è questo. Ed è un set di prodotti. C'è sempre la Color Correcting Treatment della linea Chic Apair dalla Tiger Grass. E vabbè, questa crema lo sapete che io la utilizzo sempre come base viso. Poi dopo ci applico il fondotinta oppure proprio utilizzo quella come fondotinta, come questa crema qua, che sembra verdina. Poi una volta che si applica sul viso uniforma l'incarnato e si adatta insomma ad ogni tipo di pelle, soprattutto al colore. Poi c'è la Enzyme Foam Cleanser, che questa in realtà è la mousse detergente che loro hanno, che è buonissima, e poi c'è questa, la Tiger Grass Sleeper Intensive Mask, che non conoscevo. Infatti, tra tutti questi tre prodotti, allora, questa qua è questo è il detergente, piccolino, mini size. Poi c'è questa che è la Correcting Treatment, questa qua, sempre la mini size. Poi c'è la Intensive Mask, questa qua. Ta-dam. Questa la voglio vedere. È in gel. Cioè, guardate. Spero che si veda, zoomerò, così non si vede solo da lontano, vabbè. Niente, quindi di questa qui assolutamente la voglio provare, ve la voglio recensire, insomma, magari ne parlerò anche in qualche storia, però secondo me questa è top. In realtà tutta la loro linea è top di gamma, quindi questo prodotto sarebbe stato, è un prodotto in più, insomma, è come l'acqua loro termale, cioè non è un'acqua termale, comunque è quello spray che io avevo ricevuto, se non mi sbaglio, fine estate, inizio autunno, una roba del genere, non mi ricordo più quando me l'avevano inviata, che cioè, sono trovata veramente da Dio, quindi vi farò sapere per la maschera. Ok, fanciulli, niente, quindi questi qui sono stati i regali di Natale. Io purtroppo il regalo che mi ha fatto Marco cioè non riesco a farvelo vedere materialmente perché, come si dice, è a casa, quindi è grosso e non me lo sono portata qua a Milano. Però fondamentalmente è la macchina per il pane della Moulinex. Vi metterò il link di dove l'ha presa su Amazon, quindi vi metto il link direttamente del prodotto per chi magari fosse interessato anche in generale a fare un regalo o comprarselo, eccetera. Non l'ho ancora provato, spero che funzioni, però non vedo l'ora di fare il pane a casa. Ho letto tante recensioni sul pane fatto in casa e in realtà ci sono tanti che hanno proprio iniziato ad evitare di comprare il pane proprio per averlo fresco sempre in casa. E questa idea mi era partita un po' da Spazio Grigio, Irina, che comunque sia lei ce l'ha della Moulinex, se non mi sbaglio il suo è bianco. Quello che ha preso lui dovrebbe fare sia il pane che i dolci preparati per le pizza, focaccia, tutte queste cose qua. E poi anche lo yogurt fa, se non mi sbaglio, quindi questo quanto.
E niente. Quindi, vabbè, a parte questo, nulla. Io spero, ragazzi, che voi abbiate passato un Natale bello, un Natale sereno. Noi, insomma, è stato un anno turbolento. Ecco, devo dire che si è concluso, come si poteva concludere al meglio, ecco, insomma, non alla perfezione, però si è concluso e comunque abbiamo passato un sereno Natale, insomma, siamo stati in famiglia e la cosa più assurda è che è venuto mio cugino da Israele, portando la fidanzata, metà filippina, metà israeliana, ed è stato un continuo parlare 3 giorni intensi di inglese proprio puro. Cioè, anche perché era l'unica lingua con cui noi potevamo comunicare con lei, nonostante lei parlasse 250.000 lingue, però non si ricordava più il Tagalog. Quello purtroppo l'ha perso crescendo. E niente, quindi vabbè. No, però è stato veramente divertente, veramente divertente. Poi quest'anno c'è stata una riscoperta. Dopo tantissimi anni, mi sono vista praticamente qualche giorno fa con la mia migliore amica dell'asilo e delle elementari, dopo ben 21 anni, una roba del genere, che non ci vedevamo. È stato come fare un tuffo nel passato. E io, cioè, penso, nel senso, a me ho un bellissimo ricordo della mia infanzia, molto più delle medie, molto più del liceo. Però l'infanzia proprio, cioè c'ho proprio un bel ricordo, no? E io avevo proprio un bel ricordo anche di lei, no? E non ci vedevamo da un sacco. Poi la vita, insomma, ci ha diviso perché comunque lei si è trasferita. Eravamo piccoli, eravamo veramente piccoli, però eravamo praticamente culo e camicia, cioè eravamo sempre insieme e ci conoscevamo dalla scuola materna. E quindi rivederla è stato. Cioè, infatti io poi per tutta la serata, quando sono tornata a casa dai miei, cioè, ho continuato a parlare di questa cosa anche perché poi i nostri genitori si conoscevano, cioè anche perché abitavamo tutti vicini, no? E quindi si conoscevano parecchio, insomma. Poi, insomma, spero che ci sia modo anche di rivederci. Però veramente è stato un bellissimo regalo il fatto di esserci ritrovati, di aver fatto questa mini reunion tutti insieme, perché non. Cioè, non me l'aspettavo, non so, però è stata veramente una piacevolissima sorpresa e quindi sono tanto felice. Cos'altro dirvi? Nulla, fanciulli. Io vi mando un bacio grande e spero che anche voi abbiate passato un bellissimo Natale, o comunque un Natale il più sereno possibile. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video.